Ciao ragazze, ultimo video della giornata, mi avete visto sempre sistemata così e mi è stato richiesto anche di fare i miei top per quanto riguarda gli smalti. Dunque, per quanto riguarda le basi, il mio top è stata questa base rinforzante della Deborah, non ve l'ho mai fatto vedere, ed è al titanium. Come vedete l'ho usata parecchio, praticamente tutto l'anno, perché l'avevo comprata che era a gennaio, quindi è praticamente il mio top. L'ho pagato tra i 6 e i 7 euro, quindi non è proprio economica, ma ha una durata di 24 mesi. Comunque, insomma, io non è che lo uso tutti i giorni lo smalto, quindi in un anno, vedete, ne ho usato metà, quindi quest'anno la finirò. Mi piace perché quando la metto mi sento veramente le unghie più dure, più rinforzate e soprattutto mi protegge dallo smalto. Quindi io ho provato a mettere anche una volta uno smalto, quello di H&M, non so se vi ricordate non so, comunque uno smalto che mi aveva ingiallito, cioè mi aveva, sì, ingiallito le unghie. Con un'altra base, con questa base non mi era successo, quindi devo dire che io ve la consiglio, a me piace veramente, cioè mi ci trovo veramente bene. Per quanto riguarda il top coat, lo sapete sicuramente, il Better Than Gel Nails di Essence, costa pochissimo, 2-3 euro ed è veramente valido, non fa bollicine, non si stende veramente molto bene. Secondo me è meglio del Sash Vite, che costa tanto, perché il Sash Vite è veramente colloso, a me non piace. Forse io l'avevo comprato al Cosmoprof, forse al Cosmoprof avevano messo anche un prodotto non scaduto, però che aveva magari parecchio tempo e quindi era già colloso di suo, ecco. Forse magari quando comprate la confezione nuova di pacca non lo è, ecco. Comunque io per 2-3 euro questo è, per me è perfetto. Veniamo agli smalti invece veri e propri. Ho fatto proprio una cernita dei top per me del 2011, sono stati 1, 2, 3, 4, 5, sono 6 e 3 sono di Pupa, ve lo dico già, lo sapete, ecco, basta. Partiamo con quegli estivi, assolutamente il 715, questo purtroppo è di una collezione estiva, la Blue Paradise. Io spero che Pupa lo metta nella collezione permanente o comunque che faccia un'altra collezione che ce lo metta dentro. È un blu estivo spettacolare. Io veramente vi ho fatto anche gli swatch perché non mi piacciono i video degli smalti senza swatch, perché insomma è bello vedere anche gli swatch e è il top per me per l'estate. L'ho messo proprio una settimana quando ero andata nella splendida Sardegna e per una settimana comunque andando al mare, sabbia, eccetera, non si era rovinato di nulla. Fantastico. Lo amo questo smalto qui ed è praticamente questo, il primo che vedete. Vediamo se riesco a vederlo perché c'è il primo. Se così c'è la luce. Così. Bellissimo. Questa è una passata, coprente, la prima passata. Gli smalti Pupa si stanno bene. Io ne ho 8, no, aspetta, 3, ne ho circa di smalti Pupa 6 o 7 adesso e vi dico che ancora non ho trovato uno che non mi piace, quindi la qualità è buona. Io li pago 4,70 euro. È vero che rispetto alla quantità, perché sono quanti ml sono? 5 ml. Rispetto alla quantità magari sì, sono costosi, sì, sono cari, però la boccettina è piccola e sinceramente la preferisco rispetto agli OPI, c'è una Glaze o agli Essie, forse sì, agli Essie, che hanno una confezione da 10 ml, che ma quando lo finiamo uno smalto da 10 ml? Boh.
E quindi mi piace perché ha proprio questa confezione piccolina e poi hanno una qualità per me eccezionale. Per ora non li batte nessuno. E poi un altro smalto pupa per la primavera è il 711, che è il color classico. Togliamo la confezioncina, è il color classico Tiffany. Bellissimo anche questo. Ed è il secondo. Il secondo, bello, veramente sulle unghie in primavera è una cosa spettacolare. Mentre il terzo che vedete, anche questo primavera-estate, è fantastico, è stato un top. Indovinate qual è? Bellissimo. È il 338 favoloso di Kiko, questo lilla spettacolare, bellissimo veramente. Mentre gli smalti top per me invernali, autunnali, un'altra volta pupa, il 712, questo è della collezione permanente, è un blu bello. È un blu simile Chanel Blue Boy ed è questo qui. Il primo che vedete. Vediamo se. Vabbè, questo l'ho anche indossato in qualche video. Anche questo è spettacolare, spettacolare, mi piace tantissimo. Poi smalto Laila, preso in un giornale, Donna Moner da 1,70 euro, il numero 25, questo blu petrolio, fantastico, bello, bellissimo, ed è quello in mezzo, quello lì in mezzo, bello, bellissimo, anche questo ha veramente un'ottima qualità, si stende molto bene e bello. Infine, tra gli smalti, diciamo, questi erano tutti colorati, mentre gli smalti sui marroni, quindi quelli che vanno bene su qualsiasi cosa, eccetera, io ne ho diversi, veramente diversi di marroni, ma il mio preferito è il 151 Marron Glacé di Mavala. Anche questo spettacolare, è nella collezione permanente, questo è simile al famosissimo Chanel Particulier e niente, tra tutti questo è quello che preferisco, è questo qui, anche questo si stende molto bene, il primo ovviamente, si stende molto bene, dura e bello. Bellissimo. Questi erano i miei top per il 2011 e spero che il video vi sia stato utile. Fatemi sapere il top dei top per voi del 2011 e per quanto riguarda gli smalti. E alla prossima. Ciao.